possiamo andare, che dici? In vacanza? Sì. Allora. Quasi, siamo qua. Al mio tre. Un, due, tre. Ciao. Ciao a tutti e bentornati. Questo è il video weekend dell'estate. Visto che l'estate è un lunghissimo weekend, almeno si spera che lo sarà per noi, ma anche per voi. E vi aggiorniamo un poco, vi lasciamo con qualche appuntamento di cui vi diamo già notizie adesso. Dopodiché comunque Napoli Click resta lì con il suo calendario, con le sue rubriche, con i consigli della coccinella, con le ricette da cui potete prendere spunto sempre, via dicendo, viaggi eccetera eccetera. Quindi Napoli Click resta lì, voi portatevelo ovunque, tanto si può vedere anche dal cellulare, dall'iPad eccetera eccetera. È friendly. E noi vi diamo però un paio di appuntamenti. Comincia, prego. Sì, allora, ovviamente Napoli Click è Napoli, quindi chi non parte per qualche altra dimensione, cosa che vi auguriamo. Proprio dimensione? Sai che hanno scoperto un pianeta simile che dovrebbe essere il gemello della Terra? Ah. Altra dimensione. Ma con persone identiche? No, spero di no, Dio santo, no. Che ci andiamo a fare, altrimenti. Okay. Nuove conoscenze, nuove avventure, estate. Assolutamente. Andate, voi che potete. Io posso. Non lo quasi. So, non lo so. Vabbè, io posso, lasciatela stare. Tu puoi? Io sì, più di te. Ok. Vabbè. È sempre molto maliziosa Alessandra. È molto molto maliziosa. Comunque. No. Comunque forza. Per chi resta a Napoli o comunque nei dintorni, vuole fare qualcosa di bello nei dintorni, c'è questa bellissima gita sabato. Ai bagni sabato del... 1° agosto. Primo agosto. E... non 2 agosto, primo agosto. Ai bagni della regina Giovanna, che è un posto meraviglioso dove sono stata praticamente 3 settimane fa, non c'ero mai stata prima. Cosa? 3 settimane fa, avete capito? Mentre la gente qui ancora sta in ufficio, Alessandra del giudice era andata ai bagni della regina Giovanna. Io non sono colorata. Vabbè, comunque, Pigrona. Perché tutti quanti dicevano, questa personaggetto. Questa discesa per i bagni della regina Giovanna, non mi state a sentire, cioè una discesa tranquillissima, si può fare, e soprattutto è un posto meraviglioso, per cui vi consiglio di andarci insieme a Tecla, che sono queste ragazze simpaticissime che vi scorteranno addirittura ai bagni della regina Giovanna, e soprattutto sarà un'occasione di stare insieme, di divertirsi. Ma il Tecla sono quelli che fanno anche gli aperitivi d'inglese? Sì, fanno tutti i corsi d'inglese, adesso hanno anche un bel bed and breakfast, fanno spettacoli di teatro, insomma si stanno veramente dando da fare, infatti Daniela è una superstar. Ciao Daniela. Va bene, io invece vi do un appuntamento che non solo per cittadini napoletani e o italiani che si trovano in città, ma è anche per i madrelingua inglese. Ah, ok? Nel senso che questo appuntamento va bene sia se restate a Napoli e volete illudervi di aver passato invece una mezza giornata in zona nord europea, o se vi volete sparare le cose che avete fatto. Se vi volete sparare le cose che avete fatto il corso di inglese. E quindi adesso dobbiamo far vedere che l'inglese lo sappiamo. Se volete fare una cosa del genere, ci sta questo appuntamento che è meraviglioso. Ma anche se avete qualche amico, io ne ho un paio che mi vengono a trovare in questi giorni e che ovviamente non parlano benissimo l'italiano entrambi, e questo appuntamento fa anche per loro, perché è a Testament Made of Stone, la visita guidata teatralizzata in lingua inglese dell'associazione culturale Nartea, che permetterà a turisti stranieri di ammirare il museo Cappello San Severo in modo inusuale ed emozionante. Ovvero loro fanno queste visite guidate teatralizzate in cui, oltre a venire a conoscenza della composizione monumentale, storica, eccetera eccetera, uno riesce anche a compartecipare di quelli che sono gli avvenimenti, perché c'è per l'appunto una sorta di spettacolo teatrale che nel mentre coniuga sia quella che può essere una spiegazione più didascalica di quello che uno va a vedere, che spesso annoia a morte quando è fatta così, che è tutta la parte, la componente emotiva di suggestione, di atmosfera. E questa cosa qui, fatta dall'Associazione Culturale in Artea, secondo me è una cosa che andrebbe presa proprio come spunto da chiunque poi pensi di offrire una scelta turistica davvero ampia e davvero multiculturale, perché rendiamoci conto che spesso e volentieri molti dei nostri momenti, molte delle nostre
degli spettacoli che ci sono risultano un po' meno fruibili dai turisti che non parlano italiano o piuttosto che lo parlano poco e quindi sanno giusto muoversi, proprio perché non c'è possibilità di una versione inglese. Invece in questo caso noi abbiamo la versione inglese e italiana, quella italiana è già passata, quindi non tenetene conto, al massimo per l'appunto rispolverate la vostra conoscenza della lingua inglese. E poi ce ne sono praticamente una che è sabato agosto e sono praticamente una alle 7 e un'altra alle 8 e sono tutte alle 8 di sera e sono solamente in lingua inglese. Praticamente vi do le informazioni, perché per partecipare a queste visite è necessario prenotare su Napoli Geek, praticamente trovate i numeri di telefono a cui è necessario prenotare. La quota di partecipazione per l'evento è di 20 euro, quindi diciamo che anche questa particolarità di uno spettacolo con la visita guidata, che comprende anche l'ingresso ovviamente nella Cappella di San Severo, permette, è un'offerta che non è solamente buona a livello culturale, è anche sostenibilissima. Ma tra l'altro mi è fatto venire in mente una cosa, il fatto delle visite da realizzate, insomma delle iniziative, mi ha fatto venire in mente alcuni suggerimenti che ci hanno dato dei cittadini che abbiamo intervistato in questi giorni. Tant'è vero che noi stiamo preparando una speciale inchiesta proprio sul centro storico di Napoli, quindi sul suggerimento proprio dei cittadini, dei commercianti, su che cosa loro valorizzerebbero, che cosa invece casserebbero del centro storico, ma anche da un punto di vista soprattutto di partecipazione individuale, quindi di gruppo, di collettività, quindi come si può dare il proprio contributo a migliorare il centro storico. Quindi avremo una serie di simpatiche interviste video presso su Napoli Geek prima di andare in vacanza. Va bene, tu hai qualche altra cosa da dirci? Sì, allora abbiamo detto Bagni della Regina Giovanna a sud di Napoli. Se vogliamo andare invece a nord di Napoli, sempre un altro posto che ho scoperto recentemente, anche se me ne avevano parlato tantissimo ed ero un po' scettica, devo dire. Ma sei andata di fine settimana o durante la due? Sono andata di notte, cioè sono andata ad una festa di sera. Sabato sera, sì, e secondo me è l'ideale andarci di notte in questo posto, a meno che non avete famiglia. Perché che succede in questo posto? Allora, fanno queste simpatiche serate in piscina, ma la particolarità di questo ecoparco del Mediterraneo, lo conosco, è il posto romantico, è il posto dove c'è il ristorante romantico. C'è un vecchio video di Napoli Click, chi ci segue lo sa, in cui io dicevo che all'ecoparco del Mediterraneo c'è un ristorantino molto... Ma lì ci sei stata? Sì. Ecco. Appunto, ma sei stata di sera? Perché di sera è bellissimo, cioè tu arrivi in questo posto. Sì, ci sono stata forse... di sera, ma era in più... non era prima, cioè non era nemmeno, forse era inizio primavera, sì, non era molto... Si arriva, praticamente si prende una barchetta in questo lago, diciamo, artificiale. Vedi, non ci sei stata. No, questa barchetta non ci sono sì, stata. Tu sei andata sulla barchetta sì, di notte. Di notte, ti vengo. Allora, occupiamoci un attimo della questione importante. Infatti Alessandra ha scoperto questo posto andandoci di notte su una barchetta, vai! Su una barchetta, questo lago con questi piccoli chalet, non sono andata in uno chalet, non mi fare la battuta, chalet illuminati su questo lago, quindi ti traghettano dall'altra parte e c'è questa pista, insomma, da ballo vicino a una piscina e quindi si può fare il bagno di sera anche, insomma, ballando eccetera. Sono cioè tu balli, poi ti butti in acqua, insomma fai attenzione a non scivolare perché è un po' pericoloso effettivamente, diciamo. Io sono perplessa, ma comunque che si fa in questo posto? Comunque in questo posto, oltre a ballare eccetera, ci sta fino al 30 agosto cartoline viaggiate dal Litorale Domizio, questa mostra di cartoline sta all'interno del Plana Resort di Castelvolturno, che è all'interno dell'ecoparco, ed è un simpatico percorso appunto che ripercorre la storia del litorale del Domizio, dove cioè nel senso adesso vituperato però storicamente sì, invece no, luogo sì, tra l'altro di sono una testimone nonché superstite del litorale Domizio, tra l'altro da bambina mi ricordo questa acqua detta trasparente. Così è brutta però sì, va bene insomma, non oltre la terra dei fuochi, diciamo. Ci sono veramente, voglio dire, se fosse valorizzato, a parte gli spazi, no, c'è una vineta bellissima, una spiaggia lunghissima, veramente è un peccato che il depuratore di Cuma non funzioni, insomma che una serie di cose non vadano come dovrebbero andare, ci siano gli abusi edilizi, però al di là di ciò
Insomma, comunque un posto di villeggiatura, un po' storico, quindi vedere queste cartoline dagli anni 50 si riscopre in pratica una perla che noi abbiamo e che spesso ci dimentichiamo. Sì, comunque, che andrebbe salvata e valorizzata assolutamente. Va bene, allora, un'estate all'insegna di nuove conoscenze, nuove dimensioni. Viaggi? Viaggi. Andatevi a guardare la sezione viaggi perché sono suggerimenti da Ischia, voglio dire dove andare ad Ischia, a Ierant, un altro posto molto vicino, molto bello, a Grecia, a Cuba. Sono vari suggerimenti anche su Cuba, poi dopo l'estate qualcuno... Sì, ne riparliamo. Ne riparleremo. Va bene. Allora, nuove conoscenze, nuove dimensioni. Riscoperta di posti e cose da valorizzare se non li abbiamo valorizzati abbastanza. Lingua inglese e cos'era l'altra? E una discesa a mare. Vabbè, noi vi lasciamo così. Spero e un'ottima estate. Sì, necessariamente. Un bacio a tutti, buone vacanze. Ciao.